Qui invece c'era una pescheria dove andava sempre mio nonno e faceva schifo, nel senso che c'era il tizio che era amico suo, che puzzava proprio di merluzzo, proprio come zio Santuzzo. E quando veniva ad abbracciarmi, io puzzavo come lui. Dio, che caldo! Ehi la ciurma, ci troviamo al momento a Lido Marini, una spiaggia che si trova tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca, praticamente nel profondo Salento. E questo posto è un posto sacro, un simulacro di infanzia, un tempio per me. E vi posso anche spiegare il perché. I miei nonni sono nati a Presicce, che è un posto qui vicino, un paesino molto piccolo, quindi anche tutta la famiglia paterna, nonché gli emigrati, tornavano qua durante l'estate. Io ho una famiglia molto grande e metà delle persone sono praticamente emigrate all'estero, quindi potete anche capire. Ma dall'età di 4 anni, quando avevo 4 anni, io ho iniziato a venire qua in maniera costante durante l'estate, in particolare tipo nel periodo scolastico quando ero piccolo, quindi durante le scuole elementari, scuole medie, superiori. In quei 3 mesi in cui le scuole chiudevano, io venivo qui, a casa dei miei nonni, e passavo l'estate qua. Per 3 mesi all'anno, potete capire. Questo luogo quindi è proprio legato alla mia infanzia. Mi scatena una tempesta di ricordi e mi fa tornare fanciullo. Questo è lo stesso luogo a cui penso quando non riesco a dormire, quando sono stressato. Quell'odore, quei colori, quei rumori. Non lo so, è tutto un mix di cose. Immagino che anche voi abbiate un posto particolare che vi aiuta a farvi sentire a casa, non so. Effettivamente è legato anche al fatto che io praticamente venivo la mattina in spiaggia fin da quando ero piccolo, rimanevo con i miei amichetti in spiaggia o con i miei amiconi quando siamo stati più grandi, una comitiva di 40 persone a un certo punto, ragazzi, una cosa incredibile. Rimanevamo fino a pranzo tornavamo a casa, ognuno alle proprie case, mangiavamo, dopodiché io mi mettevo sporco di sale e sabbia sulle lenzuola fresche del mio lettino. Quanto era bello quel lettino, faceva schifo ma era il posto più bello del mondo. Avevo la radiolina con la musichetta o leggevo i fumetti. Dopodiché verso le 3 venivano a chiamarmi i miei amici, tornavo in spiaggia, rimanevo fino alle 7:30, alle 8, quando tramontava. Dopodiché tornavo a casa, mangiavamo pizza molto spesso, però mangiavamo e facevo una doccia e uscivo di nuovo. E tante volte ritornavamo qua sulla spiaggia a passare la serata, quindi praticamente erano 3 mesi sulla sabbia. E era bellissimo. Non solo non avevo un solo problema al mondo, no? Che adesso ne abbia, mi reputo una persona estremamente fortunata, e forse sono estremamente fortunato anche perché avendo avuto un'infanzia così meravigliosa, non posso davvero essere pessimista nella vita in generale. Ma insomma, questo posto per me è il tempio in cui devo tornare almeno una volta all'anno a rendere i dovuti omaggi. Cioè, potete immaginare che cosa rappresenti per me? Non che ve lo stia consigliando. Ci sono dei posti nel Salento che sono molto più belli di questa spiaggia. Questa spiaggia è importante per me. Però ecco, io ho bisogno di tornarci. Mi rende felice. E mi riporta un po' alla fanciullezza. Mi riporta un po' a quel periodo della mia vita. In effetti sono anche un po' incazzato perché sono 3 anni che non riesco a passare dalla notte della Taranta. No, 4 anni che non riesco a passare la notte della Taranta. E quindi quello sarebbe anche un altro momento in cui si rivive un po' qualcosa di particolare, però vabbè, che dobbiamo fare? L'importante è essere qui, ragazzi. Cioè, davvero è una questione di poco. Mi basta mettere un piede sulla sabbia, mi basta fare un tuffo. Mi sento davvero felice, sono tornato un bambino. Ad ogni modo, bisogna rendere omaggi a questa terra sacra per me. E una delle cose da omaggiare è la pizza della staffa. Andiamola a prendere, va. Questo è il luogo sacro di culto. Spiega che cos'è questo luogo. Qui è Che dove la cos'è? pizza è nata. Non è vero. Non diamo false Qui aspettative è alle persone. dove la pizza ha più senso del solito, diciamo così. Questa è una pizza della nostra infanzia. È l'unico motivo per cui siamo qui. Adesso scopriremo da queste ingenue ignare Come se sarà la la pizza? pizza è effettivamente buona, come per noi è, perché noi siamo ormai Da oggi la associati, pizza no? avrà un nuovo nome per voi. Staffa. La staffa, ragazzi, la staffa. Si vede l'odore di Italiano. passione, l'odore di mare, l'essenza stessa della vita.
che c'è qui alla staffa. Alla staffa. Mi piace la staffa. Se ti vuoi suona bene la staffa. Capirete che cos'è una pizza diversa. Una pizza non pizza. Perché questa è la staffa. Adesso l'assaggiate e mi fate sapere che cosa ne pensate. È caratterizzata dalla crosta quasi assente. Da questi buboni che sembrano un po' tumorali, però. Scusa, ma io mi sono espressa male. Non è buonissima. Non sono molto soddisfatto. Ma come è morto normale? Lo spessore quasi da carta. Eccolo. Eccolo. Allora, questo è il piccante. Vedi, è proprio bollente. Lo senti proprio. Questo è il piccante sacro. Questo è veramente tanto piccante. Dai, però, dai, cazzo. E senza di questo, tutto non ha senso. No, hai messo un casino. Ma muoio. Eh no, se riesci a un po' qua. Oh, non mi contamina la mia. La prenderò da qua. Ah, è divina. Soprattutto i semi devi mettere. È la parte più buona. Io sto finendo noi. Questa qui è la puccia salentina della staffa. Mettendoci un pochino di peperoncino, perché il piccante rende tutto più buono. Vuoi dare un morso? Assolutamente no. Sto già morendo. Una corona più grande. Sono abbastanza sicuro che no, ci sia la droga dentro, perché è troppo buona. Adesso col senno di poi e i piatti ripuliti, com'era la pizza della staffa? Molto buona. Però il piccante dà. Il piccante dà quel sapore di staffa in più. Da lui se lo sta bevendo. E quella staffa in più. Lo so già che adesso per i prossimi 2 mesi penserò soltanto a questa pizza. Ne voglio un'altra. Ieri ho mangiato pizza, avantieri ho mangiato pizza. E 3 giorni fa ho mangiato pizza. In effetti anche 4 giorni fa ho mangiato pizza. In realtà è da un mese che sto mangiando pizza. Sospetto. Volevo fare qualcosa. Vuoi vedere se esce fuori qualcosa? Un po'. Sì, un cucchiaino e via. Ma che ti ha fatto a mangiarlo così piccante? Godendocelo fino in fondo. Oh? Allora dai, saluta chi vuoi, ti lascio la camera. Chi saluto? Saluta chi cazzo. Saluto mia sorella, Michela Sergi, che è a Londra. Comunque raga, potete capire la movida che c'era all'epoca, cioè, vedete? Vedete che bello? Al fianco tuo mi avrai. C'è un cantante che canta brillantemente. E qualche sedia con anziani seduti. E se volete la sedia è soltanto 1 euro. È un affare, cazzo. Guarda quanta passione. Guarda la vecchia. La vecchia secondo me adesso ci dà dentro. Cioè ragazzi, ma guardate quanta. Quanta vita. Che atmosfera incredibile, cioè. C'è il palco e lui sta sotto il palco. Vabbè. Vabbè, umile. Bravo, per favore applaudite a quest'uomo. Bravo. Il signore mi avete chiesto la pizzica. Ci sono solo vecchie là. Non lo sono manco ascoltato. Stanno dormendo. No, no, diciamolo. Vecchi là lo stesso. Diciamolo, diciamolo. Scusa, ma io sono fatto in questo modo. Perché se faccio il mio programma non penso a nessuno, faccio quello che voglio io. Esatto, queste sono cose gravi. Cioè, se fossi io al governo metterei una legge per cui se fai una richiesta e non ti picchiamo. Sono uno che fa serate di piano bar, ma per lui è un professionista. Diverso uno dall'altro. Mi fai una richiesta e poi te ne vai. Allora sei un pezzo di merda. Perché se fai la richiesta devi rimanere là, là davanti, cazzo. E vi ricordo che la serata è offerta a voi dal comune di Salve. In collaborazione al comune di Salve. Luogo che vi offre. Allora andiamo avanti. Comunque la piazza è in delirio, sono tutti indignati. Le scintille. Qui si sente il professionista. Sicuro? Era così bello.
Ho fatto una richiesta, non posso muovermi. Buonasera. È diventato il mio cantante preferito. Meno male che c'è lei che balla, meno male. Che succede? Allora, ti do 50 euro se riesci a correre con lo stesso braccio e la stessa gamba. Io ho gatto. Perché, scusa? Perché è impossibile. Non ci credo mai. Adesso ci provo. Adesso, cioè così. Esatto, vai, corri. No, 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 devi. Ho sbagliato. Sì. Cazzo, aspetta. No? No, stai andando col braccio diverso. Come no? Non è vero. Guardami, tu fai questo. Si vede un cazzo, quindi tu stavo facendo bene. Esatto, quindi stavo facendo bene. No, è stesso braccio, stesso braccio. Non si vede niente, quindi dovranno credere a me. No, vinto io. È una teoria tua. È una teoria scientifica. No, è una teoria tua. No. Non è una teoria scientifica. Comunque io ho piegato la scienza diverse volte. Non sarà vero, questo il ragione. Caso in cui... Nuova cosa esatto. Di scienza brutta. Correre con lo stesso braccio, stessa gamba. È possibile? Sì. C'è un notevole odore di Amsterdam. Quindi io mi sto asciugando al fuoco. Purtroppo il fuoco è particolarmente forte. Questo significa che se sto così ho la mia spalla a 10.000 gradi, mentre la mia panza è fredda. Quindi poi mi devo girare e fare tipo kebab. E oh Cristo, ripetere l'operazione diverse volte fino a completa cottura. Questo sarà il segnale? È la fine del mondo? Stiamo tutti per morire? Decisamente.